Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata quello che prende gli schiaffi con Glauco Mauri. New Tango Wave, un progetto musicale di Gianni Quadrelli. Glauco Mauri e Roberto Sturno presentano quello che prende gli schiaffi, regia di Glauco Mauri. Quello che prende gli schiaffi è una libera versione tratta dall'omonimo testo teatrale di Andreev, opera di grande successo in Russia nei primi del Novecento, una favola che attraverso l'emozione e il divertimento può comunicare al pubblico la civile utilità del teatro. Che cos'è il teatro se non un luogo dove attraverso la finzione vengono raccontate le verità della vita? L'opera racconta di un uomo disposto a tutto pur di fuggire dalla società nella quale vive. Come nasce intanto la scelta per questo testo e l'attualità di questo testo oggi? È un testo di Andreev, che è un autore famosissimo alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Un testo che ho riscritto praticamente, una libera versione mia. La cosa che mi ha appassionato di questo testo, che è abbastanza sconosciuto e che credo in Italia non si sia fatto da tanto tempo, è la partenza. Un uomo che fugge da una società che non ama, perché è una società dominata dal denaro, dall'incomprensione, dall'ipocrisia, e fugge, oltretutto abbandonato anche dalla moglie, tradito dalla moglie, fugge e va in un circo per fare il clown, e per nascondere sotto lacrime finte, lacrime vere, per gridare attraverso le sue sguaiate risate la sua disperazione, il suo dolore contro una società che lui disprezza. Come si va avanti oggi nel teatro per la riscrittura dei testi? Questo è il riscritto, che cosa ha cambiato dal testo originale, se ci sono dei simboli, insomma? Sì, ho cambiato abbastanza, oserei dire molto, l'ho anche scritto, forse tradito. La cosa che mi ha colpito è stata la partenza di questa favola. Poi naturalmente ho cercato di farne uno spettacolo non ambientato in un circo, ma ambientato in un luogo aperto alla fantasia, in un luogo dove si raccontano le favole, si dice appunto. Ed ho fatto uno spettacolo molto vivace, uno spettacolo grottesco, come dico, una storia dove potrete ridere e anche piangere, dove finzione e realtà si fonderanno tra una lacrima e un sorriso, e questo piccolo spazio diventerà il grottesco palcoscenico che è la vita, con tutti i colori e le emozioni che ci sono nella vita, come una tavolozza con tanti colori. Infatti si passa, perché l'autore è questo, si passa dalla tenerezza alla cattiveria, dalla speranza al pessimismo, dalla tragedia alla farsa. E quindi ho cercato di farne uno spettacolo molto vivo, che attraverso il divertimento, che può essere sia attraverso una lacrima che attraverso un sorriso, possa anche così far uscire la gente un po' più ricca di come è entrata. In quello che prende gli schiaffi, una società abitata dall'egoismo, dall'indifferenza e dal denaro con cui tutto si compra, anche i sentimenti. Così un uomo deciderà di diventare un clown, salirà su un palcoscenico da dove la sua vita avrà un nuovo inizio. Potrà così ridere del dolore e urlare la sua ribellione. Sarà un uomo libero, libero di sperare che un mondo migliore è possibile. Un amaro colpo di scena lo sveglierà dal suo sogno, ma il pubblico gli sarà grato per tutte quelle persone che riescono a guardare alla vita con occhi diversi. Il teatro regala emozioni, ma che cos'è il teatro per Glauco Mauri? Oggi deve raccontare della realtà? Certamente, il teatro deve sempre, non può essere distaccato dalla realtà in cui si vive. Naturalmente, anche se affronto un classico, lo vedo con gli occhi e la sensibilità dell'uomo del 2012, insomma. Quindi è chiaro che un testo va interpretato, gli interpreti ci stanno proprio per questo, per interpretare anche quei testi che nascondono dentro delle cose che non sono ancora state messe in luce, in risalto. Ci racconta per concludere come nasce lo spettacolo? Nasce a tavolino oppure nasce da alcune improvvisazioni? Come sceglie gli attori per le sue performance? No, innanzitutto il testo io con il bisturi della razionalità lo seziono, dico perché voglio fare questo testo, cosa vuol dire, cosa voglio rappresentare, poi di conseguenza scelgo gli attori adatti ai personaggi che immagino, e poi dopo da questa razionalità, e questo è il fascino del teatro, inspiegabile, ma è bello proprio perché è inspiegabile, da questo 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, 8 più 8 non fa 16, ma fa un cielo stellato, un campo pieno di fiori, cioè questa è la cosa, dalla razionalità si scatta e si fa, quando è possibile si fa della poesia. Io dico che può diventare uno dei nostri. Ha già lavorato altrove? Sì. E dove? Da quella parte. E cosa faceva? La persona onesta.
uno spettacolo veramente ridicolo nella nostra società. Il progetto New Tango Wave è un vero e proprio show multimediale basato interamente sulla cultura e sullo stile del tango moderno ed internazionale, abbracciando tutti i suoi aspetti, la musica, il look e la danza. Il repertorio è costituito da brani appartenenti alla grande tradizione delle milonga argentine, ma non soltanto. L'onda wave, appunto, attraversa anche l'Afroamerica con chiarissime influenze etno jazz e l'Europa con sonorità parigine e mediterranee. Ne parliamo con la band. Questa sera c'è un numero particolare, musica e tango. Innanzitutto, come nasce l'idea per questo spettacolo? Nasce dalla passione e dall'amore per questo genere di musica argentino, ma noi lo abbiamo un pochino internazionalizzato, perché abbiamo applicato a questo genere musicale i nostri gusti personali, quindi li abbiamo appiccicato un po' di jazz, un pochino di bossa nova, un pochino di musica brasiliana. Tra l'altro il maggior esponente del tango, Astor Piazzolla, è tra l'altro di queste parti e aveva i nonni tranesi. Passiamo alla bellissima voce di Maria Grazia. Maria Grazia, come si può oggi interpretare il tango in maniera unica? Bella domanda. Beh, in maniera unica vuol dire per me sentirsi, quindi sentirsi, cercare delle cose dentro, ascoltare, innanzitutto cercare di capire quali sono effettivamente, che tipo di musica, il mood, lo stile musicale, perché è una musica che comunque non ci appartiene, non appartiene alla nostra cultura italiana, per cui ascoltare tantissimo ma farla propria. E adesso passiamo al bassista del gruppo. Innanzitutto, la parte che preferisci di più, il pezzo più bello di questo concerto? Ma è difficile dirlo, perché abbiamo un repertorio abbastanza variegato che copre sia alcuni brani della tradizione, ovviamente rivisitati, ma anche delle cose più moderne. Probabilmente sono quelle che preferisco di più, perché abbiamo due o tre pezzi dei Gotham Project, che sono uno dei nostri gruppi di riferimento. Oggi invece è difficile fare musica rinnovandosi. Qual è il segreto per andare avanti? Noi ci mettiamo davvero tanto cuore. Non è una frase retorica da copertina di Sorrisi e Canzoni. Davvero ci crediamo tanto, perché la musica è per noi tutto, non soltanto un mestiere, ma soprattutto una passione. Quindi quando ci approcciamo a uno spartito, ognuno di noi ci mette delle idee, magari ci scorniamo anche, però è bello che ognuno porti il proprio. Il progetto New Tango Wave è nato nel 2008 dal chitarrista e compositore Gianni Quadrelli, che ha completato la band con musicisti di primo piano. Il repertorio spazia da Astor Piazzolla a Gato Barbieri fino ai Gotham Project, passando per composizioni originali. Ne scaturisce uno spettacolo eterogeneo e dinamico grazie alla fusione della musica con la danza. New Tango Wave: Gianni Quadrelli alla chitarra, Paolo Dascanio alla fisarmonica, Davide Penta al basso, Fabio delle Foglie alla batteria e Maria Grazia 32 voce. Concludiamo con: che cos'è per voi la musica in una parola? Per me la musica è la mia vita. Attraverso la musica riesco davvero ad esprimermi e spero di riuscire ovviamente a dare tutto a me stessa il più possibile. È passione, fondamentalmente. Qualsiasi genere di musica si suoni deve essere assolutamente sentito, e come diceva anche Maria Grazia giustamente, avere la possibilità di trasmettere qualcosa soprattutto alla gente, cioè fare in modo che la musica, soprattutto per noi musicisti, non diventi una cosa autoreferenziata, ma che arrivi e trasmetta qualche cosa a chi ci ascolta, a chi ci guarda. Mi basta salire su un palco, che può essere un teatro o anche un piccolo club con 10 persone davanti, e mi emoziono. Questo per me è tutto. Quanto è importante coniugare gastronomia e arte? Secondo me è un connubio fondamentale, anche perché noi siamo in una zona decisamente isolata, siamo in piena Muggia, siamo nel centro del Parco Nazionale dell'Alta Muggia. Noi creiamo connubi fra cucine, arte, cucine e teatro. Io quest'anno ho avuto ospiti nel mese di agosto che sono venuti un po' da tutta Europa ed è stata una grande soddisfazione. Come siamo messi un po' in Puglia con queste situazioni? Allora, la Puglia, per quanto riguarda il discorso delle masserie e degli agriturismi, ovviamente è tutta spinta verso il Salento, non c'è dubbio. Il Nord Barese è partito molto in ritardo, siamo partiti praticamente da pochi anni, ci sono poche masserie, però io penso che possiamo fare tanto, perché noi abbiamo il Castel del Monte, che chiaramente è una vedetta fondamentale, però il problema è che qui il turista viene, sta un giorno, anzi neanche, sta poche ore e va via. Dobbiamo fare di tutto per trattenerlo. E adesso Weekend al cinema. L'anno
sconvolto il mondo civile. Eliminata tutto. 4 novembre 1979, rivoluzione iraniana. L'ambasciata USA di Teheran catturate 52 persone. La CIA finge la produzione di un film di fantascienza per far rientrare in patria 6 ostaggi. Che è successo? 6 degli ostaggi sono usciti da una porta sur. Thriller politico intelligente. Affleck ricostruisce con cura l'epoca e dirige con buon ritmo. Suspense per tutta la durata della pellicola e cast all'altezza della situazione. La Casa Bianca li vuole liberi tutti e 6. Penseremmo di usare delle... E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata.